Buongiorno a tutti, oggi parliamo di afidi. Cosa sono gli afidi? Gli afidi sono dei piccoli insetti che si poggiano sulle foglie delle nostre ninfee e li danno fastidio, quindi le mandano un po' in sofferenza. Solitamente le ninfee vengono colpite dagli afidi quando magari dopo una pioggia, quando fa tanto caldo ma c'è umidità. Come si eliminano adesso gli afidi? Non tutti abbiamo il patentino fitosanitario per utilizzare prodotti fitosanitari, quindi spesso e volentieri non sappiamo come eliminare questi insetti che danno parecchio fastidio alle ninfee, anche se non gli succede nulla, la ninfea non muore se viene attaccata dagli afidi. Ma ora capiamo come poter eliminare queste bestiacce. Allora, innanzitutto una tecnica molto semplice e naturale è innalzare il livello dell'acqua. Se avete modo di innalzare il livello dell'acqua e quindi mandare l'acqua sopra le foglie delle ninfee, c'è il fatto che gli afidi a quel punto vanno a galla, e se avete, come immagino, pesci tipo gambusie, medaga, pesci rossi o carpe, a quel punto c'è un'eliminazione naturale perché loro si li mangiano. Un altro metodo sempre naturale può essere fare un tritato di ortica. Come si fa il tritato di ortica? Si prendono circa un chilo di ortica in un litro d'acqua, anche un chilo e mezzo di ortica in un litro d'acqua, si lascia macerare l'ortica per 48 ore e dopodiché si spruzza nelle foglie. A quel punto gli afidi dovrebbero morire asfissiati. Un altro metodo naturale è fare sempre un tritato di aglio, limone e peperoncino. Questi sono tutti, diciamo, i rimedi della nonna. Altrimenti, se proprio vedete che questi afidi non riescono ad essere eliminati, potete andare in un garden vicino casa, insomma, e chiedergli un prodotto fitosanitario per gli afidi ad uso domestico. Per qualsiasi altra informazione non esitate a contattarci. Un saluto a tutti.